attuazione di questo progetto, al quale noi abbiamo collaborato come base logistica, fornendo tutte le attrezzature, fornendo il supporto logistico per lo svolgimento delle attività di pubblica utilità, ha avuto un riscontro eccezionale anche nella comunità amministrata, una partecipazione corale della cittadinanza che ha dimostrato come Potenza sia una città nella quale la cultura dell'accoglienza è fondamentale e predominante, e le istituzioni bene fanno ad incentivare esattamente questi valori e la diffusione di questi valori. L'idea è quella di attivare talenti, quindi scoprire vocazioni, far sì che la cittadinanza non sia solo un esercizio di rivendicazione di diritti, bensì un esercizio di protagonismo, dove per protagonismo intendiamo la volontà di dire cosa so fare io, cosa posso fare io, in che cosa mi posso misurare, perché l'attivazione della vocazione poi genera opportunità e le opportunità rafforzano la rete e la capacità di una città, di una comunità, di accogliere realmente, restituendo opportunità, cittadini che vengono da altre parti del mondo. Questo progetto comprende anche i vari laboratori e poi comprendono due o tre attività sportive. Abbiamo il laboratorio di cucina, abbiamo cominciato con il laboratorio pure della sartoria. Poi abbiamo un laboratorio e delle società sportive che hanno aderito a questo progetto per far sì che anche questi ragazzi si possano fare sport e possano fare inclusione con tutti gli altri nostri concittadini di Potenza. Il progetto si divide in tre fasi. Nella prima fase abbiamo lavorato con i ragazzi sulla gestione e sull'esecuzione degli esercizi. Quindi abbiamo visto con loro i vari sistemi di allenamento, l'utilizzo delle varie attrezzature e, cosa più importante per noi, far capire loro appunto l'importanza dell'esercizio fisico, inteso sia come benessere fisico ma soprattutto come benessere psicologico. Nella seconda fase faremo il peer coaching, che consiste in uno scambio di ruoli, quindi loro da allenati diventeranno allenatori. Nella terza fase loro saranno pronti per iniziare a effettuare una programmazione sia per loro stessi e per i nostri associati della palestra, sempre sotto la nostra tutela. Siccome questo progetto ha avuto comunque grande interesse, grande successo, abbiamo visto che anche tra di loro si sono aggiunti altre persone, spero che sia l'inizio di un ciclo continuo per continuare e fare un nuovo progetto con loro e con altre persone. È stato molto difficile venire qua in Italia, perché sono venuta da Libia. Sto qua in questa associazione per corso di cucina che mi piace tanto, opportunità per me perché mi piace cucinare, io voglio imparare i piatti italiani anche per lavorare in futuro. L'idea proprio del catering multietnico insieme fuso alla cucina locale, la cucina lucana, è proprio la chiave sicuramente innovativa, no? Del progetto. Ogni ragazzo che abbiamo nel centro porta con sé una storia da raccontare, dalle donne che vengono fuori da un percorso particolare, molte vittime anche di violenza ed sfruttamento. Ci abbiamo delle ragazze che hanno fatto la traversata dal loro paese di origine tramite la Libia e poi fino ad arrivare da noi, e sono delle ragazze che si stanno impegnando abbastanza, e certo ci vuole tanto lavoro dietro a loro, perché bisogna capire i loro stati d'animo, non è sempre facile, c'è tanta storia, tanta tradizione, tanta anche sofferenza dietro ognuno dei ragazzi che frequenta questo progetto.
È molto importante di capirli come si devono muovere sul livello rete del territorio e come si devono comportare, per non devono essere un peso sopra la comunità. E grazie alla politica, grazie al progetto, grazie agli assessori che veramente sono bravissimi, che aiutano molto, e loro è una volontà da parte loro che ci hanno dato questa opportunità a questi ragazzi. Una bella cosa per la cittadinanza, che è rimasta soddisfatta e sta continuando a farci gli elogi su queste situazioni, perché poi sono ragazzi in gamba, sono ragazzi volonterosi, aiutano i nostri dipendenti a far sì che la città di Potenza, famosa per l'acqua pura, l'aria pulita e la pulizia, ci può portare avanti a livello nazionale. Il superamento di ogni barriera, il superamento di ogni limite culturale credo sia l'obiettivo fondamentale anche per iniziative di queste. Per cui ben vengano idee, progetti, iniziative di questo genere, bene ha fatto l'ANCI a promuoverle, ma ancor meglio ha fatto l'amministrazione comunale a realizzare questo progetto, che risulta utile non solo e non tanto per la comunità amministrata, per i cittadini, per la città, ma soprattutto per i ragazzi che sono impegnati, i quali avvertono un senso di utilità che li toglie da una condizione di assistenza misericordiosa, potremmo così dire, ma inizia a dare la speranza di una realizzazione personale in un contesto nuovo, quale potrebbe essere quello delle città meridionali, delle città come Potenza, aperte da sempre all'accoglienza.